come avevamo già annunciato, iniziano i lavori ai bagni. Oltre un milione di euro di lavori per le 54 batterie di bagni saranno completamente rifatti, messi a nuovo. Insomma, gli impegni che noi abbiamo assunto con i tifosi soprattutto e con la città, pian piano li stiamo mantenendo. I lavori al San Paolo ormai sono una certezza, la pista d'atletica è pronta, sono iniziati anche i lavori all'illuminazione, adesso i bagni, aspettiamo insomma quelli che sono i sediolini che arriveranno insomma presumibilmente tra novembre, insomma fine novembre. Ci sono tempi tecnici che devono essere stabiliti, in cabina di regia si sta lavorando alacremente, insomma ormai siamo pronti, stiamo cercando di ridurre quanto più possibile il disagio ai tifosi. Non ci sono più, come dire, partite complicate, nel senso che ormai abbiamo inoltrato la nostra strada, che è quella della certezza dei lavori, si stanno facendo, quindi i cittadini possono stare tranquilli che avremo un San Paolo tra un anno sicuramente adeguato, come dire, sicuramente alla normativa internazionale, ma soprattutto adeguato alle esigenze appunto dei tifosi. Per questo siamo felici, non abbiamo nessuna difficoltà, come dire, a incontrare De Laurentiis, siamo pronti in qualsiasi momento a discutere di tutto ciò che c'è da discutere, una convenzione, una modalità di utilizzo dello stadio, anche una gestione totale dello stadio. Siamo pronti come amministrazione, non abbiamo fatto guerre mai a nessuno. È normale che ci siano delle difficoltà tra una società che produce spettacolo e un ente pubblico, però, come dire, non c'è nessuna guerra, siamo pronti, come dire, ad ospitare sempre la nostra squadra del cuore.